Buongiorno, come state? Tutto bene? Rieccoci qua per un nuovo video, per un nuovo vlogmas. Oggi è sabato 8 dicembre, sabato mattina. Oggi è la festa dell'Immacolata, quindi buona festa dell'Immacolata a tutti. Ci siamo io e Adi, che stiamo andando allo Shan. Siamo ancora alla disperata ricerca delle palline di Natale. Però siccome oggi siamo tutti a casa, oggi è festa, volevamo approfittarne appunto e montare l'albero di Natale. Scusate questa voce, il mio mal di gola sempre peggio, non è migliorato per niente. Ed è rimasto a casa con mia sorella e i bimbi, perché anche lui ha ancora una tosse tremenda. Ho preferito lasciarlo a casa tranquillo, così anche noi riusciamo a guardare tutte le cose tranquilli. E sono già le 11 del mattino, quindi dobbiamo anche comunque cercare di fare abbastanza in fretta, perché si farà poi ora di pranzo. E niente, andiamo a comprare le palline di Natale, che non vedo l'ora di montare l'albero. Rieccoci, siamo arrivati a casa poco fa, è già pomeriggio. Oggi alla fine, dopo lo Shan, siamo andati a farci un giretto al centro commerciale con i miei nipotini. Siamo fatti un giretto, abbiamo fatto un po' di shopping, abbiamo giocato. Adesso siamo qua a casa e stiamo iniziando a montare già l'albero di Natale. Adesso vi faccio vedere. Allora, abbiamo deciso di rimanere sempre sui colori, comunque sul rosso, bianco, dorato. Abbiamo preso queste casettine così, guardate che carine, ma la cosa più carina è che si illuminano, guarda, ci sono bianche, ci sono rosse, ci sono bianche, poi abbiamo preso delle palline così decorate, comunque sempre rosso, rosso e bianco, poi c'erano questi alberelli di Natale, guardate che carini, appena li ho visti mi sono innamorata, li ho subito presi, poi abbiamo preso delle stelline così dorate, comunque per riprendere un po' appunto il colore dorato. Poi c'erano queste qua in legno che ho preso già l'altro giorno, che vi ho fatto vedere nell'altro video. Ci sono questi qua bianchi e dorati, l'alberello e la stellina pelosa. Poi abbiamo preso delle palline dorate. Ci siamo già messi tutti in tenuta natalizia. Leo col cappellino che si illumina. Io col maglioncino natalizio. Sisa, anche Sisa col maglioncino natalizio. Cappellino, c'è anche Joyce, anche lei in tenuta super natalizia, c'è anche Edo che gli ho messo il suo pigiamino natalizio, che gli avevo preso anche questo qua allo Shan. Anche tutte queste palline le abbiamo prese oggi da Shan, tutte queste palline qua le abbiamo pagate 12 euro. Edo, settimo cielo con tutte queste palline. Ci aiuti a toglierle, Edo? Sì. Eh sì. C'è Adi qua che sta iniziando a sistemare l'alberello. Anche Adi col maglione natalizio. Siamo tutti qua all'opera. Stiamo mettendo i fili nelle palline per appenderli.
buongiorno, oggi è già il giorno dopo, è domenica mattina. Stiamo facendo colazione di qua in cucina. Ci siamo io ad Edo, stiamo facendo colazione. Gli altri stanno ancora tutti dormendo. Ieri alla fine abbiamo, come avete visto, abbiamo fatto l'albero di Natale. Dopo che abbiamo fatto l'albero di Natale ho preparato cena alla ciurma e poi mi sono buttata sul divano perché mi è venuta la febbre e sono stata male. Infatti sentite la voce, scusatemi, ho ancora sta voce terribile. Però ho dormito, ho preso la tachipirina, mi sono riposata. La febbre sembra essere passata, però la voce, mamma mia, è ancora terribile. Due brum brum vuoi? Dois. Quello però è treis. Cedo che sta guardando la rivista dei giochi. Così poi facciamo la letterina Babbo Natale. Allora, ieri sera, siccome appunto non è che stavo proprio benissimo, abbiamo fatto l'albero, sì, però oggi che ero un po' più in me, diciamo, gli ho dato l'ultima sistemata. No, mi sono dimenticata ieri di farvi vedere, anche se ve lo faccio vedere bene comunque, il tappetino che gli abbiamo messo sotto l'alberello. Stamattina gli abbiamo fatto le ultime modifiche, questo è il risultato finale. I miei nipotini oggi sono usciti, sono andati a farsi un giretto in centro con mia sorella. Noi invece, io a Diedo, ce ne siamo stati a casa a riposare. Infatti stamattina non è che abbiamo fatto grandi cose. Ce ne siamo stati qua, abbiamo riposato, anche perché io e Edo siamo un po', appunto, un po' malatici, quindi ce ne siamo stati al caldo. Comunque questo qua è il risultato finale dell'albero, con tutte le casettine. Ehi, ci fai vedere come si accendono le casette? Eh? Ci fai vedere come si accendono le casette? Spenta! Ah, adesso è spenta, sì, accendila un po', vediamo un po'. Bravissimo, amore. Yes. Edo le vuole accendere proprio tutte lui. Non so se riusciamo a non tirare giù l'albero. È giù. No, è stato troppo bello montarlo tutti insieme, con Adi, Edo, i miei nipotini. È stato troppo bello. Cos'è che stai facendo tu? Si è messo tutti i tappi dei pennarelli nelle dita. Pazzito. Momento pazzia Edo. Comunque è stato bello poterlo montare tutti insieme. Adesso vengo di qua in cucina perché è da ieri sera, poi ieri sera appunto ero proprio fuori dal mondo, non ho più fatto niente. Però volevo farmi la cioccolata calda. Adesso, siccome siamo qua tutti tranquilli, magari me la faccio. A Dani non piace, quindi mi sa che me la faccio solo per me. Allora, facciamoci il nostro ciobar. Da tantissimo che non me lo faccio. Aggiungiamo poco per volta. Pian piano si sta già addensando. Wow! Ne approfitto che sono qua che bevo la cioccolata calda per dirvi due cose. La prima, siccome mi avete chiesto in tantissimi nell'ultimo video che ho fatto, quello dove sono arrivati i miei nipotini, perdonate davvero questa voce, ve l'avrò detto almeno 20 volte oggi. E, comunque mi avete chiesto perché i bimbi abitano lontani da mia sorella. Allora, i bimbi hanno abitato questi praticamente ultimi 6 mesi in Brasile e mia sorella era qua in Italia. Mia sorella è dovuta venire prima in Italia perché doveva fare i documenti, doveva cercare lavoro e in 2 mesi non sarebbe mai riuscita a farlo, sono cose abbastanza lunghe. I bimbi hanno finito adesso l'anno scolastico perché, come vi dicevo appunto nell'ultimo video, in Brasile è al contrario, quando qua è inverno la estate e viceversa. Quindi loro adesso a dicembre hanno finito l'anno scolastico. Sono venuti qua in vacanza, saranno qua per 2 mesi fino a febbraio. E poi a febbraio cosa succederà non lo sappiamo ancora. Nel senso che anche mia sorella ha il biglietto di ritorno per febbraio, per tornare in Brasile.
Adesso i bimbi sono qua sicuramente in vacanza, ma sono anche qua in una sorta di prova per vedere se gli piace, per vedere se si ambientano, insomma. Faranno una prova e vediamo un po' come va a febbraio, vediamo un po' cosa succederà ancora, non sapremo se si fermeranno, se torneranno in Brasile. Di sicuro se i bimbi non vorranno rimanere qua in Italia a vivere, mia sorella dovrà tornare in Brasile insieme a loro, perché questi 6 mesi sono stati davvero interminabili per lei. Quindi per quanto mi viene già da piangere a pensarci, nelle peggiori delle ipotesi torneranno tutti in Brasile a febbraio. Però questo lo vedremo più avanti, vediamo un po' come vanno le cose. Niente, ci tenevo solo a precisarvi, a raccontarvi bene, perché nell'emozione del momento dell'altro giorno non sono riuscita a spiegarvi tutto bene. Giustamente mi avete chiesto, ma perché i bambini vengono solo in vacanza, poi cosa succederà, insomma. Non vi avevo spiegato bene, quindi adesso ne ho approfittato che ero qua tranquilla per raccontarvi. Adesso mi sa che me ne vado di là in sala a guardarmi un film con Adi e Edo, approfittare di questo pomeriggio insieme. E niente, sono venuta qua a concludere il video, a salutarvi. Probabilmente c'è stato un po' di caos in questi giorni nei video, perché ho fatto uscire l'ultimo vlogmas venerdì sera e avrei dovuto far uscire questo video qua ieri sera, il sabato, come da programmazione. Però ieri sera, come vi ho detto, stavo proprio male, quindi lo caricherò oggi, che è domenica, perdonatemi il ritardo. Però sicuramente la programmazione del canale rimarrà sempre martedì, e tutti i martedì e tutti i sabati, e poi un video in più la settimana, un video extra in più la settimana fino al 25 dicembre. Adesso vado davvero, vi ricordo come sempre che se vi fa piacere mi potete seguire anche su Instagram, io sono AnnaGloria91. Se questo video ti è piaciuto metti un mi piace, e se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti nel canale e attivare la campanella per non perdere gli altri video che caricherò. Io vi mando un grandissimo bacione e al prossimo video. Ciao ciao!